Salve ragazzi, bentornati. Un nuovo terzo episodio, ciao a tutti. Minchia bella. Ciao. Ok, come promesso ho cambiato skin. La skin è questa qua. Commentate. Ok. No, non può essere. Mater è saltata in aria, non si sa come, io non l'ho così, visto. Così, perché io sto simpatico. Io non ho visto aria. Niente, Mater è saltata in aria. Non ti intanto mangio del pane. Non ti prendo, ti ho preso solo un no, pane. No, allora c'era un botto di pane, c'era il pane, quella roba lì era mia. Ok, comunque ti stavo dicendo inizio, ho cambiato skin come avevo promesso. Ecco, per esempio i cactus sono fatti così, gli assi di legno sono fatti così, l'acqua invece è molto bella, l'acqua e anche le canne da zucchero, l'acqua guardate com'è, l'acqua si muove, l'acqua è veramente bella, ragazzi. Una nuova, commentate, ditemi dite il vostro parere. Anche il grano è molto più realistico. Non ho il pane. Le angure no. Qualcuno mi ha preso ditemi il pane. Come sei saltato in aria. E boh, no, è morto pure Furetto. Vabbè, comunque sta zitto, che almeno finiamo. Allora, comunque, boh, commentate e ditemi se vi piace o no questa skin. Se vi piace la continueremo ad usare, se no la cambieremo e torneremo all'originale. Ok, niente, abbiamo già esplorato un po' noi mentre voi non ce l'avate, perché abbiamo finito la casa soprattutto, tanto credo che vi sarebbe interessato, anzi vi state solo annoiati perché comunque ci siamo messi tutti e tre a finirla. Tutte e tre a finirla. E questa qua è la fornace, anche cambiata la skin, un forno, sì, il letto, ecco il tavolo da lavoro con la chiave inglese, la sega è quella di Federico, la sega è quella di Federico, quella che fa Federico in Cina, no. Il spazio, le baule, e che dire d'altro, okay. Zen. Qua il tavolino. Oh, aspetta, ci chiama carta. Questo qua è il letto. Chiama carta. Va bene. Okay, abbiamo già preso. Prendiamo la mappa. Ecco qua la mappa. Oh, possiamo andare a mangiare. No, mappa io sono Cole, sono Cole, signori. Io sono Cole. Ah, lui è Cole McGrady Infamous. Io invece, cambiando skin, vi ricordo. Perché stai vomitando il mio nome? Io mi sono messo il cappello di cuoio. Il cappello di cuoio, però, in questa skin sono degli occhiali da sole. Infatti, Herobrine, guardate che bello con gli occhiali da sole. Senza occhiali da sole, guardate che bello, senza così più sì. Fuori ci sono i piragni, ci sono. Ok, intanto usciamo delle frecce. Chi l'ha preso? No, cazzo ho fatto. C'erano delle frecce. Vabbè, mettiamo a posto le frecce che ho preso. Ok, adesso usciamo, andiamo un po' un ragno fuori. Ah, intanto in un buco qua di fianco a casa nostra mi trovo del ferro. Mi sono fatto la spada e il piccone di ferro. Ok. Vediamo un po' dove andare. Che dite voi? Eh no, andiamo a dormire e poi sì, fate, andiamo un attimo a dormire. Che non si vede niente. Non mi piace la notte. Ok, andiamo. A me piace, però. Ognuno va nel suo piano, su. E a te non mi fa la dormire, sicuramente nel mio piano. Ma sì, mi ha fatto dormire. Strano! Incredibile! Ok. Ok. Buongiorno ragazzi, come avete dormito? Io malissimo. Ok, va bene. Come sai quello? Modern, ciao Modern. Ok, allora, che esploriamo? Che andiamo a esplorare? Guarda che figo. Chiudi la porta, Modern. Tutto quello che vuoi, per trovare. Allora, la giungla abbiamo già esplorato, ogni tanto è vicino a casa. Perché non posso planare? Come poi i ghiacciai e là dove c'era il villaggio dell'altra volta. Cosa dite voi? C'è il deserto? Vai, deserto, ci sto, zio. Vai, andiamo a vedere un po' il deserto. I creeper, aspetta, non ucciderlo, che lo devo far vedere. Ecco qua, i creeper sono i smoking, ragazzi. Sono pronti per andare al lavoro. No, perché lo so me? Sono pronti per andare al lavoro. Lo so me. Ok, l'altra casa da fuori. Sono pronti per andare al lavoro i creeper. Il cactus è molto realistico. Ok. Mi dà una cotoletta. L'arenaria, bellissima l'arenaria. I mattoni così sono veramente belli. Bene, mangiati le mele e sei zitto. Ecco qua un altro impiegato che va al lavoro. Tu
Tutti oggi. Tutti oggi, ma bravo. Facciamo la strada di ritorno con i buchi che fanno i creep. Che cazzo fai? Ti stai suicidando? Oddio. Ma sono cazzo fatti di. Ma porca troia! Butta invece di piazzarmi. Non ce lo voglio. Allora, sono cose della natura. Beh, con gli occhiali da sole. C'è un creeper. C'è un creeper che mi segue, mi segue. Che cazzo è quella là? Una. Un'arena, combattono là dentro. Sì! Ci andiamo lì, facciamo l'extra scontro. È tutta roba. Che cazzo è? Appunto, facciamo gli scavi qua, facciamo. Ma che scavi? Facciamo entrare di tutto. Ma che figa! No, qua ci stava la cosa degli spartani, no. Cazzo, la skin degli spartani. Vieni. Oh, oggi morirai. E cazzo vuoi? Poi ha fatto il dito. Ok. Paul McCartney, foglie russo. mettete un like, se vi ringrazio per il like, signori. Sento se lo metto. Guarda lì. Oh cazzo! La piramide! Aspetta, c'ho la scia. Boom baby! Boom baby! Boom baby! La piramide, signori. E accanto anche un villaggio. Doppio boom baby. Intanto ragazzi, per chi non lo sapesse, le piramidi all'interno ci sono dei blocchi di lana, arancioni in questo caso. Comunque ci sono anche all'interno, appena entrate. Ah, le porte, guardate anche come sono belle così. Beh, comunque, appena entrate, c'è un blocco di lana azzurra. Ecco, dovete stare attenti. Tu aspetta, sei già andato. Dovete stare attenti a non togliere quel blocco, perché cadrete in un buco. E quindi ci lascerete la pelle. Vabbè, dopo veniamo a esplorare anche quel villaggio. Guardiamo se troviamo qualche fonderia, vuole rubarci qualche minerale. Intanto c'è il mio amico Loghetto Furetto che mi sta già rubando la lana che serve a me. Che vabbè, poi te la domanda, guarda, stai tutta qua, guarda, vieni. Io arrivo, ho rubato le carote. Ah, intanto, brutto patato. Tira, tutto. Che schifo, stai vomitando. Ok, volevo farvi vedere un attimo una cosa. Oh, ci sì, spiegami qua. L'arenaria casellata, la faccia del creeper, se lo sapete. È bellissima. Guardate che bella, anche con questa nuova skin la risalta di parecchio, molto bella. C'è un buco. Intanto, vi faccio un po' vedere quello che intendevo io. Mettiamo un po' di torcio che almeno vedete meglio. Se voi rompete la lana e vi state sopra, ecco qua, blu, sotto c'è un buco. Sotto un buco, adesso voi non lo vedete, almeno penso, c'è comunque una plastro si vede. Quindi una tavola a pressione grigia. Se voi salite sopra questa tavola a pressione grigia, attiva della dinamite nascosta e quindi saltate in aria. Boom, quindi baby. Dovete avere. In questi casi ci sta boom baby. Allora, un po' di attenzione, dovete stare attenti. Allora, scendiamo una volta per sicurezza, per non appunto per evitare di calpestarla. Ok. Rompiamo. Ok, abbiamo rotto, intanto io qua, senti i lingotti d'oro e della carne guasta. Ok, intanto portiamo se, la senti io qua, no. Ah, che cosa, i diamanti! Ma ti ho trovato i diamanti, oh, la dinamite, aspetta. Aspetta. Date tutto a me che porto, un libro incantato, fortuna 2 ragazzi. Oh. Un osso, una carne guasta e dei lingotti di ferro. Qua già. Oro, ferro, alta carna guasta e altre. Ok, date tutto qua che prendo. Vomita. Aspetta che. Aspetta, no, io vado su. No, aspettate che chiudo, prendo tutto. Vomitate qua che prendo. Vomitate qua. Tutta la roba. No, ce l'ho io, poi li portiamo insieme su, scusa. Li buttiamo giù. Tanto boh, avete già fatto tutto. Tieni. Ti è arrivato? Lanciamela più distante, ma la stai lanciando. Ma dove sei te? L'ha presa tutti Federico, mi sembra. No, i diamanti li hai dati? No. A Federico? No, li ho presi io. Ok, il diamanti. Il l'oro è qua vicino a voi. L'oro è vicino a voi, l'ho preso io. Che palle, ce la facevo? Boh, sì, Roy, levati dalle palle, dove sei? Adesso va meno. Ok, poi non c'è più niente, se vuoi anche una corda, non bravo. Ok, diamanti, ne manca una all'appello forse. No, sono tre. Trovate? Sono tre diamanti. Boh, ok, ci sono tutti. Ragazzi, volevo solo far vedere una cosa. Se noi saliamo su quella Play Store Play,
Vedete qua sotto cosa c'era ad aspettarci? Ma che cazzo fai lì? Io sono fermo. Quindi, per quello, se troverete in futuro delle piramidi, ecco, state attenti. Intanto io mi porto la dinamita a casa perché serve sempre solo me la dinamita. Con la dinamite si possono fare... Le trappole. Le trappole. Senti, il dinamite è buono, dai, su. Oh, anche i bauli ce li portiamo? Li teniamo. Ma sì, dai, portiamoci i bauli a casa. Proviamo tutti i sacchi di cose, non fa un culo. Portiamoci intanto torno su. Qualcuno mi ha iniziato a picchiare, ma non so perché. Ok, rubiamoci. Inchia, stupendo, raga. Ci sta. Due di TNT li ho trovato. Ci stava anche queste cose qua casellate. Minchia, la faccia del creeper. L'ho provato a prendere, ma non te le danno. Sì, invece io l'ho appena preso. È vero? Sì, che te la danno. No, ma viene anche la faccia del creeper. Ci sei là. Guarda. È questa. Attenzione, guarda. Oh, Fede, attenzione che io sto arrivando su. Questo te la dà la faccia, ne parla di lì. Ok, boh. Io intanto rubo un po' di, appunto, di cose casellate, di arena casellata. Me la metto in casa da qualche parte, vedo un po' dove metto perché mi piace molto la faccia così del creeper. Ci sta in seria. La mettiamo semmai al quarto piano dove faremo la stanza. Il rave party. Il rave party. La lana la prendi te, Matti? Stanza rave party. Sì, io prendo un po' di lana arancione adesso che. È pieno di lana arancione. Ok. Per risalire non voglio sprecare. C'è una scala. Attacchi biletici. Sono sopra la montagna, signori! Oh cazzo! Oh oh! Vaffanculo! Fermi, chi sta scavando là? Sono caduto! Io sono sopra. Qualcuno ha scavato sopra! Qualcuno ha scavato sopra! Io l'ho scavato, ero sopra, non facevo niente, guardavo Federico che saliva. Che bello! Brutti bastardi! Io non ho fatto. Io non ero vedere. Sì, guarda che bello, cos'è? Non mi è caduto addosso così, è la sabbia che mi ha fatto cadere. Io guardavo Federico. Io sono in cima. Io sto rubando. Ti trasferiamo qua, ragazzi. Sì, io quasi mi trasferisco. Ecco. Qua. Io sono qua che rubo pietra. Ecco, adesso qua non serve più proprio. Colpa di Federico. Sempre colpa di Federico! No! Ok. Ci siamo Matteo, hai i lavori forzati. Dall'alto. Voluti bastare, tutto colpa vostra. No, io ero fuori. Sì, sì, tu non fai mai niente. Vai, affanculo. Affanculo, io ero fuori. Affanculo! Ma sto chiamando la palla. Ma che schifo! Allora, boh, usciamo da qua. Carino. Bella, non è più una piramide ormai. Abbiamo fatto tutto. Non c'è più un cazzo qua. Sì. Voilà. E chi è la soprema sotto? Cioè, che ho preso? E l'ala quella? No, un po' di cose casellate. La faccia di Enzo. Ah, l'ala somiglia un po' di mantoncini. Boh, appunto, se volete fare tipo le piastrelle al bagno con questa skin, non so. Sì, che bello! Piastrelle del bagno. Che ne so? Che cazzo, la fantasia, Fede? Tu non hai fantasia, sei un pezzo di merda. Sei tu un pezzo di merda. Quanta ne ho di lana? Ma sì, 9 d'arancione. Spacchiamo con le mani tutto, perché io sono col mercato. Alla. Ah, poi faremo anche dei video in Famous, dato che ci siamo. C'è scritto TNT, guarda. Sì, ok, sì. Va bene. No, sono io che mi guardi fin di guarda 100. Oh, là. Ci sta sta giornata, ragazzi. Abbiamo trovato 18 lingotti d'oro, 3 diamanti, poi un libro incantato Fortuna 2, penso che sia per la carne da pesca, giusto? Sì. Delle ossa, dei lingotti di ferro e della carne guasta. Intanto ora andiamo a un passaggeggiare il posto dove siamo. La carne guasta. Le carote. Quindi servono le carote. Matte prende le carote che poi... Prendo anche la lana che tanto... Lana nera, sì, che serve a me che devi fare la moquette. Lana nera. Intanto guardiamo un po' se c'è qualcosa da fottere a questi abitanti. No, niente. Che cazzo fate? Questo qua chiede 20 di grano, in cambio ci dà qualcosina. Allora, grano, buono, si deve prendere. Quanto avete di grano? Il telefono di madre che... Quanto è Zen? Io ce l'ho 22 di grano. 22? Dammelo. Dove sei? Sono vicino, non lo so. Da me? Sì. No, guarda, 22 di grano. Ma guarda, c'è il partico dentro. Sono i segni quelli. Sì. C'è un party qua dentro, guarda quanti. Adesso arrivo, puretto.
Sono qua vicino a te. Sono io sono 9 di grado. Ah, ecco. Vieni, guarda, guarda, c'è il parco qua dentro. Stanno facendo un parco. Guarda come si illuminano le cose lì in fuori. 20 di grano ci danno smeraldo. Sì, ci per. Ci sta. Ci questo qua ci dà il piccolo incantato. Che gli porto tre smeraldo. E cosa ci vuole però? Tre smeraldo. Tre smeraldo? No, non ce ne facciamo niente. Col piccolo incantato? Ho detto che intanto degli smeraldi non ce ne facciamo niente. Ci servono. Questo qua vuole. Qua. Il grano. Allora, 20 di grano ci danno smeraldo. 20 di grano. Su, dai, ne abbiamo 9, non ce la facciamo. Vabbè, a casa ne abbiamo altri. Se fosse poi torniamo a fottere. No, no, nero, ho trovato una lana grigia, cos'è? Nero, non sono più a forza. Daconico? Sì, sì, cosa fanno qui? No, sì. 20 e niente. Ma non perché stiamo facendo spawnati in un mondo di froci? Non ci arriviamo a 20 di grano. Neanche qua torniamo alla fonderia. Segaiolo! Torce, si vedono, che bella però la pirana, ci sarebbe trasferirsi nella pirana. Vero? Solo che ormai abbiamo sudato sangue in quella casa. Ci sono fatti, mi sono fatto il culo. Dobbiamo trovarla subito, così eravamo lì adesso, mi dovevamo ampliare. Chissà se tu che te ne intendi, non è che la pirana può anche nascondere una miniera, può essere, perché forse quando sotto viene la lava, può darsi. Non lo so. Vieni, tornate che andiamo. Andiamo a vedere. Dove? A vedere se c'è una miniera sotto la pinata. Ah, io faccio il riff, parti come si può pure tornare lì. Guarda quanto grande, tu dici. Aspettate, aspettate. Uno di voi torna a casa che gli do i diamanti con la roba là e rimette al sicuro prima che schiattiamo. E se facciamo una roba andiamo di giorno? No, tanto di giorno, cioè miniero, di notte non cambia niente. Uno di voi torna a casa con la roba. Io non ho la mappa, poi mi perdo. Oh, mi sta seguendo lo scheletro. Guardate la skin dello scheletro com'è carina. È proprio un vero scheletro. Mica, Arisa 3, signori. Ok, adesso chi vuole tornare a casa di voi? Sì, ma come facciamo a tornare a mappa casa? Prendi la mappa. Ok. Dov'è la vostra? Ok. Tu c'hai la mappa, madre? No. Vabbè, allora te lo do io, aspetta. Allora. Ma dov'è che andavo, non mi ricordo più? Adesso intanto adesso vedi, allora prendi questo, allora la te la stai rimettendo. Allora, non sei divertente, va bene, non sei divertente. Madonna, allora, ammazzo. Ma stai zitto, mamma mia. Allora ti do l'arenaria casellata, che è quella che serve a me. Aspetta, te l'ho già data. Ecco qua, cesellata, prenditela. Poi. Basta questo telefono! È la fidanzata! Poi anche il libro. E la lana arancione e pigliati la mappa, i lingotti d'oro, i lingotti di ferro. Ma l'ho presa la stessa roba, mi stai dando un botto di uomo, ma come sono credo. Sì, e metti tutto dentro. A una cassa come ho messo io al terzo piano che è tutta vuota. Vai da me, c'è una cassa sotto alle fornaci, metti tutta la che. Ok, ma non mi hai dato la mappa. Metti tutta la che è vuota. Adesso prenditi la mappa. Ah, autosalvataggio, ma io così. Non si sa mai che morirà. Ma tu devo andare, vabbè, torna un attimo a casa, posiziona la roba e poi va. Va allora. Bene, andiamo. Allora, fai vedere? Mi dà la mappa. Allora, la mappa Matteo ce l'ha. E vedi la mappa. Ok. La casa di Modern. Ok, boh, Matteo torna a casa con la roba. Va già bene che c'è fatto un salvataggio, che se per caso moriamo, comunque veniamo rispondenti qua. Allora, con furetto, noi invece, corrugato il furetto, noi invece andiamo a cercare qualcosa. Allora, oppure di tuffarmi giù, mi tuffo giù, furetto, muoio se mi tuffo giù. Forse, ecco, due cuori in meno. Ma già vero, due cuori in meno. Ma, cazzo, ma che palle, sti qua, ho motivato la vita, posso andare a ammazzare persone. Ok, allora, siamo scesi. Proviamo a scavare, guardiamo se troviamo qualcosa, però mai scavare in linea retta verso l'alto o verso il consiglio che vi do, perché appunto se si è trovato un buco, soprattutto sotto la lava, anche non è già successo, anche con roba importante sopra, come per esempio dietro, come per esempio diamanti, morite e è andato tutto all'aria. Ok. Ora voi scavate sempre, mai in linea retta. Sempre. Ok, adesso Roger io lo meno, sono molto bastardo. Ma cosa? Sei te? Ti sei messo in mezzo. Sempre in mezzo ai coglioni? Io sto scavando nella mia. Adesso mi sono invece ancora una volta, c'ho l'accerino di meno, lo fai bene, meno, ammazzalo di botte. Cosa vuoi tu?
Cosa vuoi? Torna a casa tu. Torna a casa tu. Corri. Corri? Eccola! Eccola! Oh, Matteo è tornato a casa. No, non è vero. Devo ancora arrivarci. Non si potrà mai... Il brutto bastardo che fa sempre un po' roba. Il pericolo si può nascondere come si dice, dietro l'angolo. Da grandi poteri ti arrivano grandi fedelichi. Ma che sei? Niente, proviamo un cazzo qua sotto, c'è qualcosa di interessante. Ma cosa vuoi che ci sia? C'è un Federico nudo e basta che balla. Chiudiamo. Andiamo su. Al terzo piano. Io torno. E questo? Quello vuoto. Dici okay. Che non c'è un cazzo. Non c'è nulla, non stiamo trovando niente. Ok, guarda signore, mi guardi. Sembra non ci sia niente, non abbiamo trovato niente, né oro, né niente, un cazzo, mi ha trovato un cazzo. Niente ragazzi, un falso allarme. La mappa era tua? Sì. Te la metto in quello... Mettimi tutto in quella cesta che ti ho detto io. Lana, asilenio. Che palla, guarda che sono io. La nera te la lascio. Sì, ok. E io vado a mettere la roba a posto e vi lascio anch'io perché non dare. Matteo va via, ragazzi. Che bello. Quindi, Matteo va via, quindi credo anche non distaccare adesso. Ci vediamo nel prossimo episodio. Allora. Ci vediamo nel prossimo. Salviamo qua, noi intanto. Vieni, allora. Aspetta che devo mollare con la roba a casa. Dai, io abito in culo ai zombie. Scherzo, è quello più alto. Cormac Carter. Ok, saliamo. C'è un po' la galera, signori. Okay, salvato. Ok, per oggi è tutto. Ci vediamo. Saluta Madden. Ciao. Noi ci vediamo la prossima volta. Finito l'episodio. Ciao a tutti. Ciao. 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 Ciao